Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi andiamo a vedere un programma per Windows che si occupa di effettuare il backup dei dati. Non tutti utilizzano questa tipologia di software, ma vi assicuro che Minitool Shadow Maker vi semplifica la procedura con funzioni semplici e una grafica pulita. Andiamo prima di tutto a visitare il sito ufficiale, qui avrete le informazioni necessarie per capire al meglio come funziona questo applicativo. Abbiamo due versioni disponibili, quella di prova e quella completa. Naturalmente quella di prova consente di effettuare soltanto alcune cose, quella completa invece contiene tutte le funzionalità senza alcuna limitazione. Vi consiglio perciò di utilizzare all'inizio quella di prova in maniera da poter capire come funziona il programma e se siete soddisfatti potete comodamente effettuare l'aggiornamento alla versione completa. In questo caso vado ad utilizzare quella di prova. L'installatore non pesa molto, circa 100 MB. La sua installazione è veloce, senza l'installazione di software secondari come molto spesso accade. Una volta aperto notiamo l'interfaccia in pieno stile Windows 10. Vi ricordo che al momento non è disponibile una versione per altri sistemi operativi come macOS e Linux, solamente per le versioni comuni di Windows, Windows Server e le Workstation. Andiamo al nocciolo del programma, ovvero la creazione di backup di partizioni, anche complete, e la clonazione di intere unità. Qui abbiamo la schema dei backup dove possiamo scegliere in che modo effettuarli, se in maniera completa, incrementale o differenziale. Vi spiego nel dettaglio. Eseguendo il backup completo, il software andrà ogni volta ad eseguire l'operazione da zero. Utilizzando l'incrementale, il software andrà ad aggiornare il backup precedente con i nuovi file inseriti. Ed infine il differenziale, a mio avviso la migliore, consente di andare ad aggiornare l'immagine di backup ad ogni variazione dei file. In pratica la prima volta si eseguirà un backup completo per poi mantenerlo aggiornato con le funzionalità di backup incrementale o differenziale con un grande risparmio in termini di risorse utilizzate. Le funzionalità di programmazione sono anch'esse molto complete. Possiamo programmare il nostro backup con una frequenza quotidiana, settimanale, mensile o persino per evento. In questo modo la gestione risulta essere completa, consentendo all'utente di scegliere quando e come effettuare i backup in modo da non trovarsi mai con il PC rallentato a causa dell'esecuzione di tale operazione. Le prestazioni offerte da questo programma sono davvero eccellenti. Ho testato la sua velocità con una SSD copiando circa 500 GB da quest'ultimo su un hard disk HDD. Per svolgere questa operazione il programma ha impiegato circa 35 minuti. Se avessimo copiato da SSD a SSD, probabilmente questo tempo sarebbe stato più che dimezzato. La velocità dipende molto dal supporto utilizzato, ovviamente. Il programma però non crea instabilità, consentendo alle unità di sistema di lavorare al massimo della loro capacità. Il mounting e il dismounting delle partizioni proprietarie per copiare solo porzioni di dati si è rivelato molto rapido. Tempi di attesa praticamente inesistenti. Segnalo inoltre la presenza di diversi tools che rendono ancora più completa l'esperienza di utilizzo di questo software. Qui di seguito riassumo quelle a mio avviso più interessanti. La gestione da remoto, l'SSL encryption, possibilità di effettuare backup da linea di comando, network boot supportato, backup in WinPE, log delle attività, linea di comando in WinPE. Sul sito ufficiale comunque è possibile trovare la lista completa delle stesse. Minitool Shadow Maker è il software giusto per qualunque utente che voglia prendersi cura dei propri dati. Fare backup non è mai stato così semplice. Il software è quindi promosso e se state cercando il vostro nuovo programma di backup avete trovato il software giusto per voi. Da Fabio è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video.